Questo programma è offerto da Fratelli Monterisi Gioielli. Settembre in diretta dopo la puntata di anteprima di ieri sera in cui vi abbiamo mostrato una panoramica generale di tutto quello che ci attende nelle prossime settimane in occasione del Festival Settembre Prato è Spettacolo, siamo pronti davvero a dare il via ai festeggiamenti e vediamo questa sera Piazza del Duomo che sta iniziando a popolarsi perché questa sera si parte alla grande con lo spettacolo A Ruota Libera, diretto dal regista Giovanni Veronesi con un cast davvero d'eccezione, attori strepitosi, avremo sul palcoscenico Rocco Papaleo, Alessandro Haber e Sergio Rubini. E a proposito di attori straordinari, vedo qui una conoscenza, sta scappando, eccolo qua Rocco Papaleo in diretta su TV Prato, buonasera Rocco. Ciao, buonasera. Rocco, ma che cosa stai facendo? Non sei andato a prepararti, non ti sei preparato, tra poco iniziamo. No, perché diciamo più mi preparo e peggio sono, quindi preferisco... A ruota libera. A ruota libera, sì. Senti, ma stasera canterai, vero? Ma... penso di sì. Cosa ci farai sentire, dai? Ah, qualcuno delle mie hit, canterò un paio di mie canzoni, diciamo. So che ti piace molto cantare. Ti sarebbe proprio la mia cosa cantare. Poi faccio l'attore per mantenermi, però mi sento più cantautore, ecco. Senti, una curiosità, questo palcoscenico, come lo vedi? È più grande o più piccolo di quello di Sanremo? Ah, mi sembra un po' più grande. Però i palcoscenici sono il luogo dove più mi sento a mio agio perché mi piace il contatto con il pubblico, il contatto proprio fisico. Non posso dirlo ufficialmente, però preferisco il teatro al cinema perché c'è questa dimensione alla quale non mi sento di rinunciare. Che abbiamo visto prima tantissimi, ti chiedevano selfie, autografi, c'è un grande calore da parte del pubblico. Beh, io penso che chiunque al mio posto fosse stato lì gli avrebbero... Un passaggio di bambini. Sì, dai, fa parte anche della curiosità di vedere un attore conosciuto e anche lo scopo della mia presenza in platea per... dare questo senso di intimità, insomma, lo spettacolo è uno spettacolo che si basa molto su questo e quindi cominciamo così, io comincio dalla platea e poi saliamo, poi escono gli altri e cerchiamo di divertire le persone. Assolutamente sì, senti Rocco, un'ultima cosa, questo sarà un po' un assaggio di quello che poi vedremo in TV su Rai 2 nella prossima stagione con Maledetti Amici Miei, come vi state preparando? Dici. Beh, ci stiamo insieme il più possibile, ragioniamo. Discutete? Sì, discutiamo animatamente, in realtà dobbiamo cercare il modo di trasporre in televisione quello che facciamo dal vivo, che vedrai, non so se guardi lo spettacolo. Assolutamente sì. Questa cosa è chiaro che il teatro ha un linguaggio e dobbiamo cercare di tradurlo poi in linguaggio televisivo, non è un'impresa facile, però siamo anche un po' incoscienti, quindi... Un po' di sana incoscienza va benissimo, sì, va benissimo. Grazie davvero grazie a Rocco Papaleo, ciao, vi ciao. Seguiremo assolutamente, grazie davvero. E noi intanto, prima di continuare a parlarvi di questa sera dello spettacolo A Ruota Libera, vogliamo mostrarvi una piccola clip che riassume quello che è successo ieri sera nella puntata di anteprima dove abbiamo incontrato il sindaco Matteo Biffoni e come ogni anno l'organizzatore del festival Francesco Fantauzzi. Poi torniamo subito qui. Alcuni dedicati anche alle... Keep the lid, take it from-
for the sun to chew the ground. We'll be your light in your darkest night. You know one minute, stay away from the dark, leaving to the sun of your heart. Insomma, siamo ancora qui in Piazza del Duomo. Avete visto ieri sera un po' l'anteprima, la puntata zero del nostro settembre in diretta, ma questa sera si cambia registro, è un'altra storia, perché questa sera sul palcoscenico, lo abbiamo detto, con A Ruota Libera ci saranno Giovanni Veronesi insieme ad Alessandro Haber, Rocco Papaleo, che abbiamo intervistato poco fa, e Sergio Rubini. Ci si commuoverà, ci si emozionerà, si riderà ovviamente tra gag e battute. Intanto al volo voglio sentire un po' le voci del nostro pubblico qui pratese per capire che cosa si aspettano. Buonasera, benvenuto in diretta su TV Prato. Che cosa si aspetta da questa serata? Una bella serata, un bello spettacolo. È curioso, chi la incuriosisce di più degli attori? Papaleo. Come mai? Per il suo modo di presentarsi, è ironico, piacevole. Battute, gag, anche voi questa sera qui per A Ruota Libera. Chi ha convinto chi? Io. Io ho comprato i biglietti per tutte e quattro e in prima fila. Grande, che cosa si aspetta, cosa vorrebbe sentire e vedere? Non lo so, è una serata nuova per me, no, non lo so, sicuramente è una bella serata perché sono tutte e quattro bravi, veramente. Dei grandi artisti, una partenza interessante quindi per questo festival. Ma io penso proprio di sì, però Prato mi sembra che non è la prima volta che ospita grosse personalità. Noi siamo curiosi perché veniamo da Grosseto. Assolutamente per l'occasione? Sì, sì. Anche perché ci sono musica da ripostiglio che sono dalle parti nostre, quindi però siamo curiosi ma allo stesso tempo siamo contenti di essere qui. Insomma. Bene, noi siamo molto contenti di potervi ospitare nella nostra Prato. Dicevamo appunto A Ruota Libera, un mix tra aneddoti, vicende personali, ricordi di questi artisti si uniranno qui sul palcoscenico per davvero uno spettacolo in presa diretta. Si potrà ridere, ci si potrà emozionare. Questo spettacolo è nato sulla scia della grande amicizia che lega ovviamente da molti anni questi artisti e questi personaggi, della grande collaborazione anche professionale che hanno sviluppato nel corso del tempo. E allora siamo davvero molto curiosi. Noi li abbiamo incontrati in esclusiva, ovviamente per TV Prato, poco fa nel backstage durante le prove generali. Abbiamo parlato con loro di come è nato questo progetto lavorativo e di come poi si trasformerà, lo abbiamo già accennato, in un programma televisivo che a partire dal prossimo ottobre andrà in prima serata per 7 giovedì consecutivi su Rai 2. Si chiamerà Maledetti Amici Miei, anche un po' in omaggio al mito ovviamente del film Inarrivabile Amici Miei. Guardate allora l'intervista che abbiamo realizzato, in cui si è riso molto ma si è anche riflettuto e si è ricordato anche con Giovanni Veronesi alcuni cambiamenti della nostra Prato. Guardate e poi torniamo qui. Quattro colleghi, quattro amici, quattro maledetti amici miei. Allora, benvenuti su TV Prato a Giovanni Veronesi, Sergio Rubini, Rocco Papaleo e Alessandro Haber, grazie, che questa sera saranno sul palco del settembre per A Ruota Libera. Benvenuti. Grazie, grazie. Io sono notevolmente emozionato perché sono pratese di nascita e quindi stasera è un grande ritorno per me. E loro no, non gliene frega niente. A noi non ci importa niente perché non siamo di Prato, per cui non proviamo nessuna emozione. Invece io posso dire che dato che ho avuto una storia qui a Prato e adesso mi è venuta in mente, era una bella cosa, devo dire. Ce la racconti, ce la racconti? No, raccontarla no perché non è carino, non voglio fare nomi, però è stato un momento bello, piacevole, insomma,
anche d'affetto, d'amore, anche breve, ma... E poi Prato lo conosco bene, anche andavo a dormire a Villa Rucellaia qua sopra, quando facevamo provato tanti spettacoli. Poi ricordo l'Hotel Flora, dove vado spesso, e il proprietario, un amico, ha messo Sky apposta per me, perché mi piaceva vedere le partite. Allora io ho talmente insistito che mi ha fatto trovare Sky, vado carino. E poi c'è il Metastasio qua di Prato, che è un teatro dove io ho frequentato parecchio, mi piace molto. Quindi si sente, si sente. Hai parlato un minuto e mezzo, noi stiamo cronometrando, Haber. Allora, prima di parlare dello spettacolo, volevo un attimo capire come vi aveva dato il benvenuto Giovanni Veronesi da Pratese qui in città, se vi aveva portato a vedere qualcosa, vi aveva fatto assaggiare qualche piatto tipico locale. Rocco. Perché lo chiedi a me? Ero interessata. No, no, siamo appena arrivati. Da stasera lo sentiremo qualche piatto, assaggeremo qualche piatto a Pratese, no? Non mi ricordo, cosa c'è di tipico qua? Non mi ricordo. Biscotti di Prato. Chi? I biscotti di Prato. Beh, biscotti per la mattina, colazione, ma invece a pranzo. Possono mangiare come dessert. Specialità invece di. Sedani alla Pratese. E ma sedo non me ne frega. Non ne frega niente. Dai, allora arriviamo a parlare di A Ruota Libera. Questa sera sarete qui in questo grande teatro all'aperto, possiamo dire Piazza Duomo. Volevo capire come cambia il rapporto con il pubblico in questo caso. Ma per me è la prima volta, perché io sono abituato a stare dietro la macchina da presa, quindi mi diverto molto di più di loro, forse perché è tutto nuovo per me. Quindi il rapporto col pubblico io non ce l'ho mai avuto così diretto, se non quando vado di nascosto a vedere i miei film nelle sale, li vedo ridere o non ridere, e quindi lì la goduria è quella. Devo dire che a me il teatro non mi piace, mi fa due così tutte le volte vado al teatro, mi addormento anche a vedere Haber, però farlo è bellissimo, cioè farlo è una goduria assoluta, perché anche se dormo non sala, è buio, te non te ne accorgi, quindi te continui a recitare ed è fantastico. Quindi per me è meraviglioso. Rubini, diciamo, c'ha un altro tipo di rapporto col pubblico. Io, diciamo, amo molto fare il teatro. No, anche a me, diciamo, il teatro non piace particolarmente, però mi piace il rapporto che si ha col pubblico. Il teatro all'aperto è molto bello, soprattutto quando piove, come stasera. È non molto piove, non pioverà. Non speriamo di no. Ma che stasera sarà tutto pieno, sarà una festa enorme. Ce la prendiamo proprio con Veronesi se piove, perché non ha mai piovuto, no? Ma se no, dovesse piovere stasera è una roba da attribuire piove, a Giovanni. Non piove. Sicuro, non piove. Ecco, questo progetto è nato un po' per caso, possiamo dire, qualche anno fa. Sì, è nato proprio per caso, certe cose, le cose per caso. Lo ricordo perfettamente, ti sente? Sì. Mi senti? Prova. Sì, dovevamo fare una serata a Verbania, tre anni fa dovevo inaugurare un teatro a Verbania, e l'ospite in quel caso era Francesco De Gregori. De Gregori per una serie di motivi non ci va più. L'organizzatrice chiama Marco Balsamo, che è il produttore, che è il nostro amico, che è disperata, ma come facciamo? Bisogna sostituire De Gregori, dammi una mano. Balsamo, che è il nostro amico, ci ha chiamato, quel giorno eravamo tutti e quattro liberi, siamo andati là, e alle 6:30 sotto un tendone come questo, abbiamo fatto una scaletta, lui ha portato il suo gruppo. E naturalmente non abbiamo neanche rispettato la scaletta. Dopo 2 ore e mezza avevamo fatto mezza scaletta. Pubblico entusiasta, abbiamo interrotto naturalmente, e Balsamo ha avuto l'idea di proporci poi l'inverno come in stagione per 2 anni di seguito, dal 27 dicembre al 7 gennaio. Abbiamo fatto sold out, e da lì poi è nata, che ci hanno visto quelli della RAI, e solo facciamo questo programma, che andrà in onda ogni giovedì dal 27 di settembre, insomma, che si chiama appunto Maledetti Amici Miei. Comunque io voglio dire, questo palco, in un palco così non sembriamo un po' i Rolling Stone, no, stasera sembra un po' strano, cioè, un palco così importante, è pesante, insomma, non, sì, non, soltanto qualche estiva l'ho fatta, insomma, però un palco così importante, insomma, non mi è capitato, insomma, per cui io, dato che canterò probabilmente, mi sentirò, insomma, come un chansonnier, come un cantante deputato, insomma vedremo, insomma. Togli qualcosa da dare. Sì, lo voglio sentire. Che cosa vedremo sul palco? C'è molto della vostra vita reale in questo progetto, aneddoti, ricordi, esperienze. C'è molto della nostra vita reale su questo palco, aneddoti, ricordi, esperienze.
E qual è il vostro ruolo quindi in questo lavoro? Voi siete legati da profonda amicizia ma anche molto diversi tra voi. Qual è il vostro ruolo di ciascuno di voi sul palco? E il nostro ruolo è quello di raccontare aneddoti, ricordi, esperienze. No, diciamo, il nostro ruolo è quello di entertainer, naturalmente. Ovviamente la materia è la vita reale, quello che abbiamo vissuto nel nostro lavoro e non solo, però poi dopo è tutto ovviamente romanzato un po', però fino a un certo punto. Come avete selezionato gli episodi, gli aneddoti appunto, i vari fatti che riproponete sul palco? C'è un filo conduttore, c'è un tema di fondo? Guarda, vuoi la verità? La verità è questa, siccome Haber è vecchio, è a fine carriera, saranno le ultime apparizioni che fa, noi vogliamo omaggiarlo e quindi abbiamo fatto sto spettacolo per fargli prendere gli ultimi applausi della sua vita, farlo omaggiare dal pubblico, queste ultime volte che appare in pubblico. E quindi questa è quella di Prato con cui ha avuto la storia. Insistente. Sì, lui ha avuto la storia col sindaco, eh? Sì, sì, sì. Comunque ci divertiamo molto, è molto bello farlo proprio. Perché litighiamo, ci mandiamo a f***o, abbiamo un sacco di roba da dirci e ce la diciamo quasi sempre sul palco. Vi toglierete anche qualche sassolino dalla scarpa? Ma io devo dire invece sono molto, ho un'ansia perché fino a qualche mese fa quando hanno detto di fare questa cosa ero abbastanza tranquillo, nel senso che tanto si parla fra mesi, invece adesso che sta arrivando all'appuntamento, c'è un attimo di non sono molto avvezzo a fare televisione, insomma, e per cui non so, però non ci devo pensare, insomma, è un conto fare lo spettacolo in teatro dove sei libero, mi dicono sono dei punti in cui dovrai fare un percorso, resta poi questa cosa della televisione, tanto ascolto se ci sarà, insomma, e metto un po' di agitazione, spero di non perdere la verità, insomma, e non sbagliare, ecco, poi se sbaglio fa parte del gioco, insomma, io ho detto se sbaglio, perdo il carro, va benissimo. Sarà colpa di Veronesi. Allora, grazie davvero per questa vostra disponibilità, vi seguiremo anche su Rai 2, ma intanto questa sera vi vedremo e vi ascolteremo qui sul palco del settembre. Grazie ai nostri ospiti, un saluto ai telespettatori di TV Prato. Ciao, tanti baci a tutti, merda. Ciao, grazie dell'attenzione. Beh, Pratesi, venite stasera e poi mi raccomando, noi Pratesi ci teniamo tanto. Io ho delle origini. Dillo in Pratese però. Beh, mi raccomando, stasera abbiamo un programma. Grazie davvero. Avete visto insomma quante cose ci hanno svelato durante questa intervista nel backstage, mentre però il pubblico continua a prendere posto qui in Piazza del Duomo, si stanno abbassando le luci, io voglio farvi vedere chi abbiamo trovato tra il pubblico, venite, guardate, oltre a Rocco Papaleo abbiamo con noi questa sera Leonardo Pieraccioni, e allora ne approfittiamo subito, eccolo qua, Leonardo. Di chi è? Signora. Le hanno regalato un telefonino. Ciao Leonardo, ciao, benvenuto ciao. In diretta. Signora, mi scusi, siamo in diretta su TV Prato. Buonasera, benvenuto. Tutto Leonardo. Bene? Tutto bene, te? Beh, benissimo. Io pensavo ci fossero Elite FIBA stasera. È invece sbagliata edizione del settembre. Infatti ora appena iniziano vo' via, perché io credevo ci fosse Piero Pelù, io sono un fan di Piero Pelù. Poi ho visto qui il buon Papaleo in mezzo al pubblico, pensavo che fosse anche lui venuto a vedere Piero Pelù. E invece... Vabbè, poca scusate. Differenza. Gli manca qualche tatuaggio. Facciamo iniziare e poi vo a mangiare una pizza. Che cosa ne pensi Leonardo di questo quartetto così a ruota libera appunto? Sono dei disgraziati tutti, sono quattro disgraziati messi insieme, insomma. Ora hanno fortuna che Salvini momentaneamente l'hanno messo in panchina, se no gli rispediva nelle loro case, capito? La gente non deve stare in mezzo alla gente, tantomeno chiacchierare, invece vedo che hanno microfoni, luci, che
Io. Ma tu hai dato dei consigli a loro per questo spettacolo? Vi siete un po' confrontati? No, certo, ho detto non lo fate. Non lo fate. Non lo fate questo spettacolo, perché comunque sia sarà un catastrofio. Invece dice no, si è già fatto, dice è buono, vediamo stasera se è buono. E poi approderanno anche su Rai 2, è un impegno importante, serio, Leonardo. Perché è tutto un disegno per affondare Rai 2, capito? E credo che sotto questo punto di vista ci riusciranno sicuramente. Inizia, arrivederci. Arrivederci Leonardo, grazie mille. E noi davvero siamo quasi al termine della nostra puntata, perché come sentite Rocco Papaleo si sta muovendo tra il pubblico per annunciare la partenza di A Ruota Libera. Facciamo sentire un po' le sue parole. Beh, aspetta a dirlo. Stiamo per cominciare, dicevo, e sempre se non si mai per comando, se vi va di sedervi. Io direi che molti puoi lavare un po' per le palle. No, rispetto a parlare, però. Assolutamente no. Davvero sarei così tutto il tempo. È colpa mia, è colpa mia. No, sempre gentilmente. Sempre gentilmente. Se pensi che tutta la sera staremo così, dimmelo. Magari. Insomma, avete sentito, siamo davvero al termine della nostra puntata, quindi io vi saluto. Vi saluto. Rocco, siamo in diretta, No, non ho capito che stavo scherzando. Perdonaci. No, Ho capito che era una diretta, chiedo scusa. L'ultima cosa, diamo appuntamento a domani sera. Per che cosa? Per un'altra puntata di settembre in diretta. Ah, assolutamente. Un appuntamento per domani sera. Per settembre in diretta con il concerto di Gazzelle. Siamo qui e non mancate, non ci sarà Rocco Papaleo. Domani sera sarà molto meglio, però stasera può diventare veramente una tragedia. Se... Grazie Rocco. Buonasera a tutti, grazie per averci seguito. Domani sera canale 74 del Digitale Terrestre in streaming su tvprato.it. Per stasera direi che è tutto. Ciao. Questo programma è stato offerto da Fratelli Monterisi Gioielli.